diciamo, quelli che sono i dispositivi e le armi che servono a loro, che sono in prima linea a combattere contro questa infezione. Riforniscono gli ospedali la prima linea della battaglia contro il Covid-19. Stiamo ammirando la pianura modenese, 4.000 addetti, 100 aziende in pochi chilometri quadrati. Questo è il distretto biomedicale più importante d'Europa. Questa azienda produce caschi per la ventilazione. Il titolare ce li mostra fuori dal capannone. Ogni ingresso di esterni è proibito dalle attuali misure di sicurezza. Beh, noi normalmente eravamo sui 200-250, adesso stiamo cercando di aumentare di 3 volte tanto la produzione e vorremmo aumentare ancora di più, ci stiamo strutturando per. Hanno fame di aria i pazienti Covid e con questi caschi spesso si evita di doverli intubare. Dilata la gabbia toracica, quindi il sistema polmonare, e mette a disposizione un maggior numero di alveoli per lo scambio del sole, cosa che altrimenti avrebbe difficoltà a fare lui da solo. Li producono 3 aziende al mondo, 2 sono qui, e anche le richieste vengono da tutto il pianeta per esportarli o concedere la licenza. In questo momento gli ospedali, con il timore anche di una ondata di ritorno, probabilmente prevista anche in ottobre, hanno bisogno di fare le scorte per evitare di trovarsi nell'insufficienza che avevamo nel momento in cui è partita a febbraio questa situazione. Gli ospedali fanno scorta anche in questa azienda che invece produce ossigenatori. La richiesta è triplicata, noi stiamo cercando di produrre il più possibile. Ideati per la cardiochirurgia, ora si usano anche in terapia intensiva. È come se il paziente avesse 2 polmoni, un polmone nativo che è ammalato e quindi deve essere messo a riposo, e il carico di lavoro viene svolto esternamente da un polmone artificiale e l'ossigenatore nel trasferire ossigeno e rimuovere anidride carbonica. Filtri, sacche per dialisi, dispositivi cardiologici, le camere bianche e reparti di precisione a prevalenza femminile non possono fermarsi perché il Covid non ha comunque spento le altre patologie, ma tanti stanno riconvertendo parte delle linee per i bisogni della nuova emergenza, come le mascherine. Quanto tempo è passato dal momento in cui avete avuto l'idea alla realizzazione del progetto e all'avvio della produzione? 48 ore. 1 milione di mascherine al mese, tante se ne potrebbero fare a pieno regime. Per una sola di queste barelle, invece, serve un'intera settimana di lavorazione. Nel caso in cui lavoro in pressione negativa, sulla parte interna possono attaccare l'aspiratore che hanno all'interno della lunata, in maniera che non ci sia contaminazione per fuori dalla barella. Quando l'operatore mette dentro il braccio, eccolo qua. Ha già dentro il punto per andare dentro ovviamente dal paziente. Le hanno studiate con i medici del pronto soccorso di Mirandola, adattando un progetto nato per Ebola, e hanno già richieste da mezzo mondo, ma per ora anche queste barelle restano in Italia. All'interno ci sono i 3 casi per segnare i pazienti e li abbiamo fatti tricolore. Professor Mosconi, come ha fatto la piccola Mirandola a diventare un'eccellenza mondiale, tenendo conto